Sono stati celebrati questa mattina nella chiesa di Santa Maria a Montano Antilia i funerali di Mauro Vigorito, il giovane di 20 anni, deceduto martedì sera sulla strada Cilentana a seguito di un terribile incidente stradale. Il medico legale ha effettuato nella giornata di ieri presso la sala mortuaria dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania l'esame esterno sulla salma di Mauro. Il decesso, stando alla prima relazione del medico, sarebbe avvenuto a seguito di un trauma toraco-addominale con rottura di organi interni. L'autorità giudiziaria, dopo gli accertamenti di rito, ha riconsegnato la salma ai familiari. Centinaia di ragazzi si sono stretti in questi giorni attorno alla famiglia di Mauro. Il sindaco Alberto Del Gaudio si è occupato personalmente delle pratiche per il trasferimento della salma al paese. Distrutti dal dolore i familiari della vittima, il papà Pasquale, operaio della Iele, la mamma Vittoria e Fabio, il fratello. Intanto i carabinieri della stazione di Cuccaro Vetere stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. L'unica certezza è che si è trattato di un impatto frontale. Una delle due vetture ha invaso la carreggiata opposta. Il sostituto procuratore ha immediatamente aperto un'inchiesta. Mauro è deceduto sul colpo alla guida della sua Peugeot 208. Ferita gravemente la donna di 49 anni di Rocca Gloriosa che viaggiava in senso opposto alla guida di un Opel Agila. Le due auto sono state sottoposte a sequestro al momento dell'incidente. Sulla zona era in corso un forte temporale e la visibilità era scarsa a causa della nebbia. Resta purtroppo inquietante il numero di incidenti stradali verificatisi negli ultimi anni sulla Cilentana. Una scia di sangue che si allunga sempre di più lungo una strada che evidentemente nasconde troppe insidie e pericoli per gli automobilisti.